mo questi. Sai cosa sono? Sono quelli dei nuclei speciali, so. Ma vedi questa? Ma chi è? Oh, t'ho detto chi è quella, me lo rispondi! Non lo so. Scusa. Sta davanti, si fa a fare i suoi tutto il giorno e non lo sa. È una cuccona a coda, magamagò qua, al primo piano, no? Miriam. Mazza, sta in salute, Miriam. Che calma. Mi so a togliere la camicia, perché c'ho caldo! Mi scusi, io... Mi scusi? Te quelli là da fuori ci siete andati in fissa con questa violenza carnale. Ma che me frega a me, che me frega? Manco si eri Lurella Coccarini, va bene? Vai, eccolo, gira. Vai, vai, parti. Giudice, procuratore, per favore, una piccola dichiarazione. No, scusate, per favore, non è il momento, scusate, per favore. Siate gentili. Salve, sono il sostituto procuratore Isernia. Buongiorno. Mi stavo al circolo, ancora ai capelli bagnati. Mi ha chiamato il consigliere Mialdi dall'accertario. Lo so, non c'è nessuno. Ma le hanno un po' spiegato com'è la situazione qua? Beh sì, vagamente, mentre venivo in macchina, ma non ho ancora... Qui c'è un giovane, Scalise. Senta, c'è una sirena. Eh? Si è sentita una sirena. Qua è pieno di sirene. Questa cosa fa troppo casino. Ma della vanna? No, senta, io dovrei andare al bagno. Che devi fare? Qui al gabinetto. A fa che, oh? A sciacquarmi la faccia. E sciacquatela! No, anzi, ma sciacqui, qua. Ci vuole proprio fiore. Vai, va. T'ho detto a te, vai! No, io devo... Ma parla più forte, che te capisco! Senta, se lei può uscire un attimo, io faccio... Posso uscire un attimo? Così te apri la finestra e vanno tranquilli. No, no, guardi, lascio la porta socchiusa. No, socchiusa, la lasci proprio aperta. Questa è l'assedio, tipo Rambo. Non fa come te pare, fa. Se pensa che la guardo, si pensa. Ma che te pensi, che te guardo? Scalise? Sono il sostituto procuratore Isernia. Sono stato incaricato di esperire... tutti gli adempimenti atti a favorire la soluzione del caso. Scalise, mi sente? Gli ho già detto tutto quanto al commissario! Vai alla macchina! No, Scalise, senta! Dottore, mi scusi, bisogna distrarlo. Sì, perché questi hanno sempre bisogno di fare qualche cosa. Fanno sempre così, passa il tempo, piano piano si ammorbidiscono e poi capiscono che non hanno più via d'uscita. Senta, mi scusi un attimo, dottore. Scusi. Senta, dovrei parlare. No, per così. Dunque, voi andate in onda con Tg1 e mezzo. Sì. Allora mi dovreste fare un favore, alla fine del servizio. Ma che cazzo stanno a fare questi? Oh, ma dovete sbrigare, va bene? Sbrigatevi! Sbrigatevi! Perché io non lo so quello che faccio, non lo so! Buongiorno, Esther. Mi lasci. Senta, può riprendere il materiale? Sì, via. Fai via! Ah,